È luglio 2022. The Sims 4 lancia un nuovissimo aggiornamento che punta all'inclusività sessuale, all'ammodernamento architettonico, all'ambiente virtuale più realistico mai esistito prima d'ora. E insieme ad esso arriva anche l'espansione dedicata ai liceali. Allora aspettate la prossima patch, abbiamo dei problemi tecnici. Nel frattempo che arriva la patch, che darà il giusto valore a tutte le potenti caratteristiche sia dell'aggiornamento del gioco base che della nuova espansione, noi ci gustiamo in via del tutto sarcastica Vita da Liceali, il Sottosopra. Per chi non conoscesse il Sottosopra, si tratta di un'allusione esplicita alla serie TV Stranger Things, dove tale Sottosopra o Upside Down, in poche parole, è, spoiler alert, una dimensione parallela del mondo che noi conosciamo, con caratteristiche che fuorviano dalla normalità. Qui ci riferiamo al Sottosopra di Copperdale per indicare una realtà che non si comporta come dovuto, ma che il rilascio dell'espansione ha comunque generato. È tutto vero, ma è tutto ironico. Benvenuti a Copperdale. E benvenuti nel Sottosopra. Cosa succede in questa dimensione parallela? Quali segreti aspettano i simmini che impavidi hanno aggiornato il gioco e comprato l'espansione? A prima vista comunque sembrerebbe davvero Copperdale. I panorami sono bellissimi, ma irraggiungibili. Però il Sottosopra di Copperdale nasconde dei segreti. Innanzitutto sembra una caccia di tesoro. I lotti di Copperdale non hanno nomi, le famiglie sembrano essere una massa di codici. Questo Sottosopra inizia a darci già del filo da torcere. Gli adolescenti, anche nel Sottosopra, sono costretti ad andare a scuola. E per costretti intendo dire costretti. I Sims adolescenti dovranno recarsi alle 8 in punto a scuola. Non un minuto prima, non un minuto dopo. Neanche se hai ancora la schiuma da barba sulla faccia, eh. E appena arrivi ti tocca già andare nell'ufficio del preside. Di buon auspicio, eh? Ricordatela questa signora preside. Ne riparleremo più tardi. Aspetta, cosa? 3 del mattino? Vanno già a scuola? E sembra infatti che non possano neanche andare a lezione? Quando si riesce ad andare a lezione, mentre a Copperdale le lezioni sono noiose, qua giù no. Le abilità a lezione si apprendono mica per caso, eh? In una sola lezione sono 3. Le abilità a fuoco, fotografia, arte, pittura, tutto. E guardate com'è bella quest'aula di programmazione, lavagna pulitissima, quaderni e penne, nessun computer, nessun codice scritto da memorizzare. Wow! Quando arriva la pausa pranzo a Copperdale, mica la si usa per mangiare, no, assolutamente. Si va a contemplare il cielo con l'insegnante. Non vorrei dire, ma in realtà state contemplando il soffitto? Udite, udite, gente, ottime notizie per chi proprio non ha voglia. Nel Sottosopra la presenza a lezione è scontata e non va neanche più di moda. Basta che manchi una classe. Complimenti! Nel frattempo arriva venerdì, il fatidico giorno degli esami, e i furbetti cercano di andare via indisturbati nel bel mezzo della sessione. Ma sembra che in realtà abbiano finito prima del previsto. Comunque fila tutto liscio, ok. E siamo anche al secondo esame della giornata. Eccolo lui che si rialza ed esce per giocare a football. Qual è il miglior momento di questo? Di certo dà soddisfazione. Oh no, la preside l'ha scoperto, è ora in punizione. Ah. Ma nel Sottosopra la punizione è divina. Perché non trascorrerla giocando a football proprio con la preside? Ops, scusi, ho usato troppa forza. Ouch! Il momento del ballo studentesco si avvicina, sarà sabato. Tra le altre opzioni disponibili si potrà invitare qualcuno di speciale o anche un amico. Dato che la nostra Giada è una cotta per Luna, decide di preparare il cartello da promposo, di scarsissima qualità, degna di un bambino della scuola d'infanzia, al primo giorno con i pennelli. L'azione è comunque selezionata quando la trama si inflittisce. Tale Luna chiede a Davide, fratello di Giada, di andare al ballo scolastico insieme.
Cosa? Essendo la tizia la classica fighetta della scuola, Davide non può rifiutare o non andrebbe della sua popolarità. Giada continua con le sue richieste e Luna accetta anche l'invito di Giada. Ok. Ed infatti risulta partner del ballo per entrambi. Copperdale sotto sopra ed è subito poliamore. Ma con chi andrà Luna al ballo? Che la lotta di famiglia abbia inizio. Quasi quasi invitiamo la nostra cotta a Luna Park, così per aiutarla nella scelta. Ah, no, la possiamo invitare solo se già con noi. Ok, è quasi il momento del ballo. C'è una festa privata in casa di gente sconosciuta, ma non puoi invitare anche tuo fratello perché dorme. Ok, il primo bacio a distanza di metri. Poi, dopo 5 minuti, sono anche tutti scomparsi? È una festa un po' strana. Ecco, è arrivato il momento del ballo. Ci sono le classiche interazioni da Copperdale originario, con le attività da realizzare. Niente di diverso qua giù. Si balla, si beve, si mangia, si vota. Se non fosse che nel sottosopra, sul più bello, quindi al momento della scappatella nella macchina delle fototessere, la festa finisce e si viene cacciati via. Ma c'è sempre il dopo festa per quello, dai, è risaputo. Vabbè, il ballo di fine anno è terminato. Ora controlliamo il calendario per vedere quando ci sarà la consegna dei diplomi. La risposta del Copperdale sottosopra è mai. Nel sottosopra non si finisce mai, mai, mai di andare a scuola. La settimana prossima ci sono di nuovo gli esami e poi c'è un altro prom e poi di nuovo gli esami e poi un altro prom per tutte le settimane. I nostri due sim adolescenti sono entrati nei club. Lei nel club di scacchi e lui in quello di football. Forse non era la scelta adeguata. Ma sempre che ci possano andare. Qui nel sottosopra nulla è scontato. Come scusa? Vuoi vendere i vestiti su Trendy? No! Per la legge del contrappasso, dato che hai voluto creare look ispirati al trend del momento, ma che mettono a dura prova il senso della vista di chiunque sia lo sfortunato a vederli indossati, The Sims ha ben pensato che forse è meglio se li tieni al chiuso, nella busta, nel tuo inventario, per sempre. Anzi no, l'interazione sarà disponibile, ma solo una volta che avrai finalmente preso sonno dopo una dura giornata di lavoro. A livello di attività extra, a Copperdale si potrebbe anche partecipare ad una festa universitaria notturna. Ma qua giù nel sottosopra i nostri sim non sono mai stati invitati a nessuna festa, sin dalla data di rilascio dell'espansione. Ok, la finestra poi da cui evadere, di nascosto, a prescindere da questo non invito, non si apre, non si chiude, non ci si passa attraverso. Le scale però, se dobbiamo essere onesti, mantengono la propria funzionalità. Ma sono un incubo nella sezione costruisci. I social networks costituiscono il primo girone dell'inferno di Dante. Nel sottosopra, a Copperdale, in tutti gli altri quartieri di The Sims, nella vita reale. Ma Social Bunny è un continuo. Chi ha scritto cosa? Chi manda un messaggio a chi? Quale emozione veicolano di preciso quei conigli? È arrabbiato? Triste? Offeso? Che bello scrivere messaggi super carini ai fratelli, mentre dal vivo ci siamo appena mandati a quel paese. Realtà versus Social Bunny. Poi tutti sempre col cellulare. Poi vengono menzionati episodi mai avvenuti prima d'ora. Lotta con i cuscini. Ma non ce ne ricordiamo noi? Oppure c'è una cospirazione che cancella la memoria? E poi quale ballo, madre? Ma sei un'adulta, non sei mai venuta al ballo scolastico. E a proposito di adulti, questa moda ha coinvolto anche gli adulti, che rappresentano pienamente i boomer con i cellulari. Sempre al telefono, pubblicano dei post strani sui social, si commentano o reagiscono alle foto da soli e sono anche fortemente ossessionati dalle chat online, che nemmeno il lavoro li distoglie da questo nuovo hobby.
Cerchiamo di vedere come va nelle altre famiglie. Magari a casa della preside, ve la ricordate? È la mamma di Molly. E qui scopriamo che la preside non ha un lavoro. E forse missione segreta? Abbiamo anche scoperto che la preside cambia identità a seconda della famiglia con cui si gioca. O se si passa a giocare con i Prescott in orario scolastico, Molly andrà in un'altra scuola a noi ignota. La preside è a scuola, ma non è preside. E presidi temporanei non ne sono stati convocati. Siamo forse in una dimensione parallela della dimensione parallela? In questa dimensione anche il bug dell'invecchiamento precoce del gioco di base sembra che abbia avuto i suoi effetti. Il nonno di Molly sembra essere invecchiato piuttosto velocemente. Era come il quadro alle spalle quando abbiamo iniziato a giocare. Tra le altre caratteristiche del sottosopra di Copperdale troviamo questa nuova funzione del gioco di base di sedersi a terra, che calza al pennello con questa espansione. I Sims possono sedersi ovunque, perché no, anche in bagno, e alternare compiti alla mente dei tre fratelli. Ah, e tua madre, come vedete, ti cammina sopra anche per lavare i piatti in bagno. Ah, le soddisfazioni del sottosopra di Copperdale. Bene, se questa è un'espansione dedicata agli adolescenti, vediamo come si comportano anche nel sottosopra. Per esempio, il rasoio. Beh, sembra che non sia proprio un bene di prima necessità qui nel sottosopra di Copperdale. Evidentemente gli adolescenti qui lo ricavano da pezzi di ferro abbandonati, a giudicare dalle dimensioni. Con quella misura è di sicuro adatto alla schiena. Con una sola passata, togli tutto. Gli adolescenti in generale si fanno sempre 800.000 paranoie per tutto, ma nel sottosopra di Copperdale tutte le paranoie sono amplificate al 300%. Se la prendono per tutto e sono assolutamente senza peli sulla lingua, avviene anche qui. Infatti è assolutamente normale che si scelga di fare gli scherzi ad un armadietto per poi piangere a dirotto quando si scopre che in realtà l'armadietto era il proprio armadietto. Oppure succede che ci si lamenti degli scherzetti alla lavagna, che erano ai danni dell'insegnante. Oppure che si venga fischiati così dal nulla. O che ci si azzuffi per una fila non rispettata alla mensa della scuola. Chiaramente era rimasta l'ultima ciambella. E chiaramente nel sottosopra, come a Copperdale, come in qualunque altro mondo, guai a farsi abbracciare dai genitori. Quando gli adolescenti chiedono consiglio, sperano sempre di avere una guida, una direzione, o che gli, le si vengano presentate delle opzioni, delle scelte, ma non nel sottosopra. Qui c'è un'unica opzione e chiaramente non è mai quella giusta. Poi sia per gli adolescenti che per gli adulti c'è l'opzione affari tuoi. I Sims possono chiedere a proposito dell'orientamento sessuale e romantico dell'interlocutore. Bene, puoi chiedere, ma il sottosopra puoi chiedere soltanto e la risposta è non sono affari tuoi. Avete presente i nuovi desideri e timori? Appaiono dal nulla e richiedono secoli per soddisfarli o superarli. Alcuni sono così inquietanti qua giù nel sottosopra. Ecco come sono nati questi elementi che scioccherebbero tutti quanti lassù a Copperdale. Assegnare lo stesso letto matrimoniale a mamma e nonno, pensando fossero marito e moglie. Invitare tua sorella al ballo scolastico non da amici e viceversa. Giocare ad una romantica lotta di cuscini con tua madre. Una cosa è certa, anche nel sottosopra la torta alla frutta fa venire il volto a stomaco. Se avete apprezzato il video, se lo avete trovato utile, lasciate pure un mi piace. Se avete dubbi o domande, scrivetemi un commento qui sotto. E se non l'avete ancora fatto, seguitemi per non perdere gli altri progetti in arrivo. Alla prossima, bella gente!